Renate, caro Francesco, è la classica persona che è il contrario di quelli che sono i nostri politici. È gente che nella vita non sapeva fare e è andato a fare la politica. Renate invece è il contrario, perché lei ha uno studio avviatissimo a Bolzano, chi la conosce lo sa, voglio dire, e quindi ha rinunciato a una posizione solidissima perché ha deciso di aiutare anche le persone. Perché poi alla fine, sai, ci sono alcune persone come Renate e per fortuna tantissime altre che insomma vivono anche la soddisfazione di vedere la società in cui vivono crescere e non distruggere. Dice, vabbè, ma a me che me ne frega, tanti dicono, io sto bene, c'ho soldi, c'ho una posizione, ma perché mi devo impicciare? Che è un po' quello che hanno fatto tutti gli artisti, no? In questi anni. Tutti zitti lì da una parte a farsi le punturelle o a far finta di farlo o altre... addirittura qualcuno l'ha pure sponsorizzato, gli hanno dato dei soldi, ecco. Mentre invece ci sono persone poi che dicono no, io vivo in una società dove tutti devono star bene, non soltanto io, e quindi mi metto in discussione e quindi facciamo qualcosa. E quindi, cara Renate, visto che io qui prima parlavo di alcune decisioni gravissime dell'Unione Europea che vorrebbe addirittura assegnare all'OMS il compito di decidere delle nostre vite, cioè un gruppo di privati deciderà delle nostre vite nel futuro, tu hai preso una decisione importante, che è quella di candidarti alle elezioni provinciali di Bolzano del prossimo ottobre, adesso, fra un mese circa, perché hai una strategia, un progetto, ovvero quello anche di contrastare, soprattutto insieme ai tuoi concittadini, che immagino non lo vogliano, queste follie dell'Unione Europea, cioè questa dittatura mascherata da finta democrazia e belle parolone, che invece vorrebbe imporci una dittatura sanitaria, climatologica e compagnia cantante, per vivere nel loro regno dorato il dominio sui popoli europei. Renate, ce ne parli per cortesia, perché qui poi io ho dei documenti che mostreremo molto inquietanti. Prego. Volentieri, grazie Fabio. Sì. Allora, dopo questa esperienza degli ultimi 3 anni e mezzo, sono giunta alla conclusione che per difendere in realtà la nostra vita, la nostra dignità umana, perché non è finita e spiegheremo subito per quale motivo, bisogna iniziare dal basso. Cioè, visto che soprattutto a livello internazionale e unionale lo sviluppo è veramente distopico, è qualcosa che proprio dobbiamo combattere, cioè contro il quale dobbiamo lottare, dobbiamo appunto rinforzare la resistenza e l'assistenza alla popolazione a livello locale. E dunque bisogna cogliere ogni opportunità di elezioni politiche, iniziando dall'elezione dei consigli comunali. Noi adesso in Sudtirolo avremo le elezioni provinciali, e dunque noi come Lista Vita, che già ci eravamo presentati alle politiche dell'anno scorso ottenendo un ottimo risultato qua in provincia, quasi il 7%, certo. In certi paesi siamo arrivati al secondo posto delle preferenze. Sì, io sono stata chiesta anche tra l'altro da tantissimi cittadini di non smettere l'impegno politico, perché abbiamo capito che visto il fallimento totale della giustizia, a prescindere da pochissimi giudici che non hanno dimenticato soprattutto il loro giuramento sulla nostra Costituzione della Repubblica Italiana, ma per il resto abbiamo visto che proprio quando si toccano i temi fondamentali della vita, e quelli sono proprio la libertà, la dignità umana, a 360 gradi poi peraltro, la giustizia non ha retto. E se la giustizia, ma anche il cosiddetto quarto potere, che tranne voi e alcuni altri che veramente hanno tenuto alta la bandiera del quarto potere che ci vuole in ogni democrazia, perché se non sono i giornalisti, i media a controllare, a anche criticare proprio coloro che governano,
allora siamo subito in una situazione autoritaria nella quale infatti siamo giunti. Pertanto, visto questo fallimento totale della giustizia, del cosiddetto quarto potere, tranne appunto poche eccezioni, e poi del Parlamento non ne parliamo. Siamo proprio giunti alla conclusione che il cambiamento e soprattutto la garanzia per il futuro anche a favore dei nostri bambini, cioè si tratta proprio di tutelare i nostri bambini, i giovani, dobbiamo attivarci a livello locale, perché non possiamo aspettarci appunto dei cambiamenti dall'alto se non ci muoviamo dal basso. E a livello unionale stanno già implementando, hanno già iniziato ad implementare ex ante un trasferimento di parte della sovranità degli stati membri all'OMS, e questa è una situazione allucinante. Di che cosa stiamo parlando? È previsto per il maggio dell'anno prossimo sia la modifica del regolamento sanitario internazionale, un accordo nell'ambito dell'OMS e che riguarda dunque anche la Repubblica Italiana, molto importante, a cui l'Unione Europea adesso direttamente nell'ambito del diritto unionale collega degli obblighi ben precisi, tra cui per esempio anche quello della censura. Di attivarsi subito nel caso di cosiddetta disinformazione, cioè il Digital Service Act che è già entrato in vigore, di cui voi avete anche parlato, è soltanto l'antipasto. È previsto appunto che C'è un ministero della verità orwelliano sostanzialmente, perché se qualcuno così è. deve stabilire qual è la verità, c'è un ministero della verità, cioè c'è un gruppo di persone che Infatti. dicono questa è la verità, tutto il resto va censurato, cioè torniamo indietro di 100 anni, no? Così è. Torniamo al nazismo, insomma, torniamo al fascismo, a forme di... Ma non tanto il fascismo, ma più il nazismo, perché... ma alla fine poi è la stessa minestra, se dici qualcosa di contrario, vieni o censurato o addirittura eliminato, no? Oggi con la tecnologia è molto più semplice, premi un pulsante e sparisci completamente dalla visibilità. Renate, prego. Sì, forse la gente potrebbe anche pensare che questo riguarderebbe soltanto il settore della cosiddetta salute e Ma già no. quello basterebbe, ma invece, dato che comprendono anche questioni climatiche, cioè tutto quello che riguarda il clima, la cosiddetta crisi climatica, con ciò viene compreso praticamente tutto il comparto dell'economia politica, perché sappiamo, e lo hanno già iniziato, è molto facile con il pretesto di un arrecato danno, di un rischio per il clima, vietare produzioni, cioè vietare la produzione, la commercializzazione di certi prodotti, vietare la libera circolazione dei cittadini. A che cosa mi riferisco? Abbiamo già, appunto, vediamo già la spinta a livello unionale di limitare la produzione di carne da animali veri con un spostamento dei contributi da parte dell'allevamento di bestiame su la creazione di carne artificiale in laboratorio. Vediamo la spinta per i cosiddetti 50 minutes cities, che vengono venduti come qualcosa di positivo, perché se fosse veramente soltanto quello, cioè che nell'arco di pochissimi minuti i cittadini trovano tutti i servizi essenziali, e questo è anche ovviamente qualcosa che va favorito, però è ovviamente
anche collegato sempre alla questione del danno al clima, e dunque se ci troviamo poi catturati in un ambito geografico molto limitato, con la scusa dell'emissione di CO2, allora chiaramente questi 50 minutes cities diventano poi anche una sorta di prigione. Vediamo appunto una concentrazione del potere di decidere non soltanto asserite emergenze sanitarie, peraltro non soltanto più di livello internazionale, ma saranno previste anche quelle di livello regionale. Emergenze che potranno essere autoritariamente decise e dichiarate sia dal direttore generale dell'OMS e a livello unionale anche dalla Commissione. Cioè, scusami, aspetta, perché traduciamo per la signora Maria che ci ascolta e che magari non va a vedere spesso i regolamenti e la burocrazia. Cioè, signora Maria e Giorgio, ci rivolgiamo a tutte le persone, insomma, che ci ascoltano. Cosa sta dicendo l'avvocato Olsaisen? Sta dicendo che se tutto questo verrà approvato e se per caso nessuno si ribellerà formalmente a questa cosa, si indignerà, si ribellerà, se tutto passerà, anzi, come una cosa buona, perché giustamente si diceva: beh, prendiamo quelle cose con le quali, attraverso le quali i cittadini si possono spaventare. La salute. Arriva un virus cannibale, arriva la zanzara strana che ti morde, arriva tutto, oppure il clima. Arriva il tempo, ci distrugge il mondo, si distrugge se continuiamo. Ok? A girare col pandino e allora il mondo si distruggerà, che è una puttanata di quelle sesquipedali. Però, se te lo dicono tutti i media, tutti i giorni, e continuano a ripetere questo disco rotto, è chiaro che una menzogna diventerà una verità percepita, e noi ci spaventeremo e diremo: sì, cosa dobbiamo fare? E loro diranno: cosa dobbiamo fare? Mangiare la carne prodotta dai loro laboratori, utilizzare le autovetture che producono loro, e non c'entra niente se elettriche o meno, perché anche questa storia di mettere contro gli uni e gli altri è stata una cretinata, perché tu così fermi veramente lo sviluppo tecnologico, però adesso anche lì gli uni contro gli altri, però perché? Perché vogliono imporre. Cioè, una cosa invece che essere sviluppata, studiata, migliorata, il prezzo abbassato, eccetera. Se tu me la imponi domani mattina, mi va sui coglioni, scusate i termini, ma mi va sulle scatole. E quindi diventano antipatici anche quelli che ce l'hanno. Cioè, un troiaio, che è quello che vogliono. Ecco, quindi, cosa accadrà? Che sulla base di queste paure, di questi odi gli uni contro gli altri che stanno generando, chi si è vaccinato, chi si è tirato dentro quel liquido, chi non se l'è tirato, quelli che hanno le macchine elettriche, quelli che non ce l'hanno, quelli che sono per il clima, quelli contro il clima, tutte, gli uni contro gli altri. Dopodiché loro ti danno la soluzione. Come te la danno? Ma non è che la decide gente eletta, cioè, no, la decide il direttore dell'OMS, ma vi rendete conto? Un privato nominato da multinazionali farmaceutico o di altro geo, dai grandi poteri, banchieri, decide qual è l'emergenza, se c'è, e cosa devi fare. Se devi stare chiuso in casa, se ti devi mascherare perché così vendono le maschere, non servono a niente, se ti devi fare punturare con dei liquidi che chissà che c'è dentro, che è segreto militare. Se fosse una cosa buona e trasparente, non dovrebbe esserci il segreto militare, no? Arriva una pandemia, tutti muoiono, te devi fare sta cosa, se no muori, fai morire gli altri, ecco che diceva Draghi. Dice: ma posso sapere che c'è dentro? No, segreto militare. Che vuol dire segreto militare? Allora, spero che comincino anche a tornarvi un po' alle persone che ci ascoltano, anche i più intransigenti, no? I più dediti voglio dire, ad inchinarsi di fronte al governismo. Però 2 più 2 cominciate a farlo anche voi, no? Ecco, questi decideranno. E quindi, Renate,
In qualche modo bisogna opporci, no, a questa storia. È Esatto. così, cioè io leggo qui addirittura che si sta proprio preparando un bel cappottino, cioè si sta preparando, cioè una bella supercazzola, no, come diceva Tognazzi. Cioè tutta questa cosa per la salute pubblica, alla fine un privato decide cosa devo fare io. È così? Sì, è così e purtroppo il Parlamento europeo, e questo bisogna che i cittadini italiani lo sappiano, il Parlamento europeo e il Consiglio a novembre dell'anno scorso di fatto hanno già deciso che si va in questa direzione con un regolamento nel Sì. quale appunto si evidenzia che bisogna avere questo governo della salute Sì. unitario. Si enfatizza appunto questa necessità di dare all'OMS questo ruolo fondamentale, decisivo, l'obbligo degli stati membri dell'Unione Europea di collaborare con l'OMS anche per rinforzare a massimo rispetto di quello che l'OMS deciderà. Si fa riferimento appunto alle modifiche allo stato in preparazione, come ho spiegato, che andranno al voto il prossimo anno a maggio. E per quanto riguarda il regolamento sanitario internazionale, potranno passare anche soltanto con maggioranza semplice, cioè 50 più 1 per cento soltanto dei presenti, ok? No, e per il regolamento sanitario internazionale non ci vorrà neanche la ratifica da parte di ogni singolo Stato membro. Dunque, la Repubblica Italiana, se non vuole che passa questa cosa, deve espressamente rigettarlo. Ad oggi io non ho sentito nulla al riguardo, purtroppo. Quello che preoccupa poi, tra l'altro, è che in queste decisioni già prese, e ci sono anche raccomandazioni del Consiglio di giugno di quest'anno, si continua a parlare appunto della necessità di rinforzare la capacità di produrre cosiddetti vaccini, di combattere lo scetticismo contro i vaccini. Sappiamo che quello che abbiamo visto negli ultimi 3 anni, cioè i cosiddetti vaccini Covid-19, non sono tradizionali vaccini. E è tutto impostato sulla censura di fondate critiche in merito a campagne cosiddette vaccinali di massa con sostanze chiaramente sperimentali basate su ingegneria genetica, e questo preoccupa tantissimo. E un'altra cosa che i cittadini devono sapere è che contemporaneamente cioè stanno modificando in modo sostanziale la legislazione, cioè la legge farmaceutica a livello unionale. Dovete sapere che ormai, come in tanti settori, è l'Unione Europea a fare le leggi anche proprio nel campo medicinale, e guarda caso a novembre del 2020 la Commissione, diretta da una von der Leyen che certo non brilla per trasparenza e non brilla per la mancanza di conflitti di interesse, ha presentato una proposta per una fondamentale modifica della legge sui medicinali, e ciò significa che avremo presto la presentazione nel Parlamento europeo e nel Consiglio di una totale revisione della normativa unionale anche sull'autorizzazione dei farmaci, dunque anche sui cosiddetti vaccini, che porterà come conseguenza, peraltro dichiarata anche apertamente dalla Commissione e del Consiglio, una riduzione delle necessità
delle soglie burocratiche, loro lo chiamano burocratiche, io direi delle garanzie che il legislatore europeo una volta aveva previsto a tutela della vita e della salute dei cittadini, loro adesso questo lo vogliono abbassare, di fatto cancellare, per non correre neanche minimamente il rischio di essere resi responsabili dei danni che già hanno causato in questi ultimi anni.